Buongiorno, ben ritrovati a Spazio Aperto. Do il benvenuto in questa rubrica a Federico Taverna, assessore del Comune di Voghera, assessore ai servizi sociali che torna su Pavione TV e Lombardia Live 24. Grazie di essere con noi. Grazie Emanuele, un saluto a tutti gli ascoltatori di Pavione TV. Allora, l'occasione che ci fa ritrovare qui è documentare degli importanti passi avanti che sono stati fatti nell'ambito del progetto Territori Generativi. Progetto che, va detto, Assessore Taverna, vede Voghera impegnata in un ambito nazionale. Oggi 8 marzo, festa della donna, alle 15.30 in sala consiliare in comune a Voghera, una conferenza stampa di presentazione di una piattaforma di welfare locale generativo. Taverna, cosa significa anzitutto? Facciamo capire bene ai nostri ascoltatori. No, certamente, anche perché insomma quando si parla di territori generativi, piattaforma di ricomposizione sociale, insomma, sono un po', rientrano ecco nel vocabolario, nella terminologia accademica perché chiaramente ci sono anche dei professori universitari che stanno seguendo questo progetto e oggi sarà presente con noi anche il professor Paolo Pezzana dell'Università Cattolica di Milano, insomma. Per cui, tanto per fare chiarezza di che cosa si tratta, noi siamo partiti come Comune di Voghera, assessorato ai servizi sociali, un paio d'anni fa in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano nell'ambito di questo progetto che appunto si chiama Territori Generativi, che trova la sponsorizzazione di IFEL, che è l'Istituto di Finanza degli Enti Locali, e la sponsorizzazione anche della KPMG e di Fondazione Cariplo, per sviluppare questa piattaforma digitale sociale. Che cosa sta a significare? Sta a significare questo: la piattaforma digitale è uno strumento, sarà uno strumento nelle mani delle associazioni di volontariato da una parte e dei cittadini o della cittadinanza dall'altra, per poter incrociare sopra questa piattaforma quelle che sono le richieste di bisogni o le offerte di disponibilità. Faccio un esempio nell'esempio, tanto per cercare di rendere un po' l'idea. Spesso noi abbiamo, o meglio, le associazioni di volontariato hanno, come dire, necessità di dover recuperare alcuni elementi di bisogno che servono a un nucleo familiare. Questi elementi di bisogno possono essere magari una cucina piuttosto che un armadio, piuttosto che una camera da letto, e spesso gira il classico messaggino su WhatsApp che poi rimbalza a destra, a sinistra, non si sa dove va a finire, non si sa nemmeno che risposta si possa poi avere. Invece, con questa piattaforma digitale, quando un'associazione di volontariato pubblica, ecco, una necessità o un bisogno, allora diventa visibile anche da parte del pubblico, della cittadinanza o degli utenti che stanno vedendo appunto all'interno della piattaforma quali sono le necessità o le domande che vengono appunto pubblicate. Dall'altra parte ci può anche essere invece, da parte della cittadinanza, appunto del cittadino, un'offerta di disponibilità. Faccio un esempio: io sono un professore di matematica in pensione, voglio dedicare un paio di settimane del mio tempo libero per offrire dei corsi gratuiti per le ripetizioni di matematica. E quindi io, diciamo, offro questa disponibilità e la metto visibile appunto sulla piattaforma digitale. Quindi questo, diciamo, oppure io sono una famiglia, un singolo cittadino che vuole donare la camera da letto del figlio che non utilizza più o la cucina che non utilizza più in buono stato, so che se io accedo sulla piattaforma digitale
ci sono delle associazioni di volontariato che recuperano proprio questo tipo di elementi, questo tipo di offerte, e so che ci sono altri cittadini che appunto ne fanno richiesta. Quindi diciamo è un modo per incrociare domanda e offerta di bisogni e domanda e offerta anche di disponibilità. Ecco, in un momento in cui, io lo ricordo Emanuele perché tu eri presente come moderatore venerdì scorso a un incontro con il senatore Mario Mantovani dove si parlava della figura dell'amministratore di sostegno, ma c'è stata una frase, ecco, del senatore Mantovani che a me mi aveva colpito particolarmente, cioè è in arrivo una valanga sociale nei prossimi anni perché la popolazione diventa sempre più anziana e soprattutto perché i comuni da soli con le proprie forze faranno sempre più fatica a dare risposte immediate rispetto ai bisogni che si manifestano, e quindi è necessario trovare dei metodi, degli strumenti, delle strategie, come noi crediamo possa essere questa della piattaforma digitale del progetto Territori Generativi, per aumentare e moltiplicare le possibilità di collaborazione tra associazioni di volontariato e cittadinanza attiva, proprio per andare a dare delle risposte su bisogni che necessitano di risposte immediate. E tante volte queste risposte immediate non sono possibili perché chiaramente la burocrazia della pubblica amministrazione, la burocrazia dei comuni è lunga e quindi si va spesso anche per le lunghe rispetto alla necessità invece di garantire delle risposte immediate. Ecco, io non so se sono stato abbastanza chiaro. Como, Voghera, Mantova e Bergamo. Perché? Esatto. Perché Voghera fa parte di un'avanguardia con città anche più grandi, perché questo digitale deve entrare anche, no, nella disponibilità del terzo settore. Mondo che esatto. Spesso fatica a interconnettersi con la pubblica amministrazione. Non è un problema questo a Voghera. Ma che fatica soprattutto, come diceva Taverna, a interfacciarsi facendo comunità, ma poi deve esserci una rete interna e una rete rivolta al mondo esterno. Quindi una grande sperimentazione che probabilmente farà bene, sarà di ispirazione a livello nazionale. Ecco, sul finale di questa puntata voglio chiedere a Taverna, insomma, noi abbiamo un grande patrimonio a livello di enti locali, in Lombardia, in provincia di Pavia e Voghera, patrimonio di terzo settore, ma anche di uffici dei servizi sociali che hanno delle grandi competenze all'interno. Questa proposta di territori generativi consentirà di renderlo ancor più visibile, evidente ed efficace, tutto questo network, no? Esattamente, esattamente, si va proprio in questa direzione. Cioè, noi crediamo che con il lavoro dei servizi sociali del comune che sono impegnati quotidianamente, io sono qui in ufficio, fuori ci sono singole persone, nuclei familiari che vengono a fare richiesta, a richiedere informazioni. Abbiamo chiuso la settimana scorsa, Emanuele, il bando per la casa popolare, ci sono state 220 domande a fronte di una disponibilità di alloggi chiaramente molto più ridotta, perché avremo inizialmente una ventina di alloggi, poi nel corso dell'anno probabilmente riusciremo a inserirne un'altra quindicina facendo scorrere questa graduatoria. Poi abbiamo le domande che arrivano per il contributo asili nido, contributo scuola, il contributo buono spesa, insomma. Siamo sicuramente uno dei settori del comune più frequentati e più, se vogliamo, sotto pressione, se così si può dire, ma cerchiamo di fare la nostra parte. E quindi io credo davvero convintamente che progetti di questo tipo, come quello di territori generativi, che riescono a coinvolgere e a mettere in rete le associazioni di volontariato e a connetterle proprio anche con la cittadinanza attiva, possa dare una grande mano, ecco, rispetto
alle necessità e ai bisogni che emergono nelle città, ecco, perché poi è vero, noi non siamo una città grande come Como, come Bergamo, insomma, però Voghera, a cui io insomma ho insistito parecchio affinché fosse ricompresa in questo progetto, è una città dove una sperimentazione come questa ha anche un senso, perché noi siamo anche una città che è capofila del piano di zona. Il piano di zona è quell'ambito territoriale che prende una serie di comuni, quindi si rivolgono al comune di Voghera per tante richieste di prestazioni sociali anche tanti cittadini che risiedono nei comuni del nostro piano di zona, che sono i comuni poi che vanno da Voghera in su, che comprendono la Valle Staffora, insomma, più Casai Gerola e Lungavilla, ad esempio. Ecco, quindi crediamo fermamente nella possibilità che questo progetto possa dare una mano. Ecco, siamo qui per questo e abbiamo la garanzia che, soprattutto in questa fase iniziale, perché poi ogni associazione di volontariato presente sulla piattaforma avrà le sue credenziali di accesso, potrà operare, eccetera, sicuramente ci sarà anche abbastanza complicato all'inizio, ma abbiamo la garanzia dell'appoggio del dottor Rotini, che è un ricercatore universitario con cui ho condiviso molto in questi 2 anni, proprio per cercare di arrivare alla giornata di oggi, che è un po' la giornata finale di presentazione, finalmente, ecco, della pubblicazione online della piattaforma Territori Generativi proprio qui a Voghera. Quindi insomma siamo anche ottimisti. E allora noi ringraziamo Federico Taverna per essere stato con noi a Spazio Aperto. Complimenti al Comune di Voghera, che fa da avanguardia su queste tematiche ancora una volta. Comune che investe tanto, comune che innova anche molto nel segno di rafforzare questo patto fra enti locali e arcipelago del volontariato. Grazie Taverna e buon lavoro, a presto. Grazie Emanuele, un saluto agli amici di Paviano TV e un augurio speciale alle donne collegate, visto che oggi è l'8 marzo. Buon 8 marzo anche a tutte le volontarie, a presto.